quando si ammazzava il maiale e non c'era lardo, eravamo poveri. Ma tu hai imparato a cucinare da chi? Da mia mamma, da mia nonna e dai miei antenati. Prima la pasta secca non c'era, si chiamava pasta accattata. E per accattarla la pasta bisognava andarla a comprare in un negozio. Ci volevano i soldi, troppo più semplice prendere acqua e farina e Allora farsela faccio da sola. così. Quali sono gli ingredienti principali per fare la pasta da noi? Digliela tu. Acqua, farina e sale. E buona volontà. E buona volontà. E tu hai figli? E Sì, due. a loro glielo fai vedere come si fanno queste Certo, cose? sono maschi. Sì. Uno è fuori in Afghanistan, quindi non credo che può fare qualcosa. Sei preoccupata? Eh sì. La Basilicata o Lucania? Una regione d'Italia che è luogo altrove. E non certo per i due nomi che mai nessuno è riuscito a unificare. Un altrove, sia nel tempo che nello spazio. Un tempo che porta alla memoria tradizioni secolari, fondate sulla civiltà del lavoro, del rispetto e della dignità. Uno spazio incontaminato, caratterizzato da vaste aree ancora vergini, spesso segnate dai solchi profondi dei calanchi. Terra calva, che racchiude i segreti di un popolo dedito al sacrificio, ma che agli ospiti, come alla vita, offre sempre un sorriso. Ma la smettete di fare tutte queste chiacchiere? Ma che vi dite? Ma che vi dite? Chiesto non ci aiuta a conversare e mo' ne è venuto di dire tutti i fatti che abbiamo fatto nella gioventù. Sono fatto vecchiarelli. Ma nella gioventù di quale paese? Ma dove siamo qua? Aliano. Ma Galiano. Ad Aliano. Ah, sì. Siamo andati Il sorriso alla vita di queste genti lo testimonia la sua tradizione di cucina. La forza e il significato dei sapori. La cura che le donne dedicano alle preparazioni, il ruolo vigoroso degli uomini, momenti che impegnano tutta la famiglia, bimbi compresi, e che si esaltano finalmente a tavola, dove fatti e gesti mettono in evidenza i principi essenziali della vita collettiva. Il cibo di questa terra caratterizza una collettività che afferma a gran voce di non aver ancora perso il rapporto con la natura. Giulia, dimmi. come stai? Bene. Ci presenti quello che hai preparato oggi? Allora, io ho preparato i cicori per le cotechine e le sauzizze, però ho scervellato i cori e le scarole. Zia Giù, ci racconti un segreto, ma quando è tenera e quando è dura la verdura? E si vede, quando tu la pulisci, se si taglia facile, se non si taglia facile, anche nel colore si Quindi tu mi vede. vuoi dire che più tagli facilmente la verdura, È più è più è tenera. Questo tenera, è un sì, gioco è più facile da comprendere. È verde, più è verde. più Quindi verde, sì. possiamo dire che, come accade per tutte le cose, più pare vivace e più c'è Sì, tenerezza. sì. Anche il pesce è così. E beh, così. Anche la carne è così. Anche le verdure. Anche le verdure, anche le persone. Zia Rosa, Dimmi. come stai? Bene. Bene di salute, scarse monete. Come tutti qua, però serve più la salute. Vabbè, quelli al primo posto. E che ci hai preparato oggi? Io ho fatto i cipolloni pamlik. I cipolloni pamlik si fanno, si puliscono, prima di tutto si vanno a cavare dalla terra con la zappa. Si puliscono per bene, si lavano e si fanno delle fettine sottilissime e si fanno soffriggere con olio, aglio e prezzemolo. Senti, le cipollone sono i lampacioni. Certo, sì.
La preparazione del cibo e il modo in cui lo presentiamo è espressione di cultura. È il prodotto di una serie di condizioni ambientali ed economiche che ne fanno un atto assai speciale. Le ricette della cucina lucana raramente sono codificate attraverso la scrittura, ma trasmesse per via orale. La cucina orale è cucina di qui e ora, cucina di famiglia. Guardando si impara, non c'è bisogno di scriverla. I cibi vengono quasi tutti preparati da mani femminili. Qui le donne si alleano per prestarsi vicendevole aiuto. Si riuniscono in un clima festoso e operoso tra donne che si riconoscono anche per questo impegno e per questa incombenza all'interno di un'appartenenza di genere ed anche come amiche e alleate. Ed eccoci qua alla preparazione, al piatto di Gorgoglione. Vincenzo, piatto del quale la prerogativa della cottura rimane agli uomini, mentre le donne li preparano, gli uomini li cuociono, vero? Sì, è vero. Agli uomini il compito di arrostire le carni. Niamarid e Fashetid. E cucinare la pecora. Quest'ultima si rimanda ad una cultura pastorale e quindi maschile, in cui la carne di pecora adulta sobbolle lungamente con pochi odori. Regina della tavola lucana è la pasta. Realizzata esclusivamente con acqua e farina, la si può trovare in forme inconsuete e varie. Una su tutte, le recchietelle, che si differenziano se vengono scavate con la rasolecchia, con la punta del coltello, più raramente col pollice, ma che sempre vengono condite con un ricco ragù di carne fatto borbottare per ore in un capace tegame di coccio, preferibilmente al fuoco del camino. Thank you.
macaroni terri, cavatelli, cazzatelli. Qui si rivendica a pieno titolo il concetto di tipico, termine che nel campo alimentare è estremamente abusato, ma che ha un'importanza decisiva nel definire ciò che va oggi preservato. C'è in un vero prodotto tipico una storia, il risultato di conoscenze, di saperi tramandati da generazioni, di manualità originali, non sostituibili con mezzi meccanici o tecnologici. Essi hanno un alto contenuto di cultura materiale. Ma perché sia effettivo il concetto di tipicità, deve avviarsi fin dalle tecniche della coltivazione o dell'allevamento. Anna, buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene. Zia Maria? Abbastanza bene. Rita, bene, buongiorno. Bene, bene. I sassi buongiorno. Di Matera. I sassi. Chi ce lo doveva dire a noi che i sassi diventavano quello che sono diventati? Ma belli. Sì, vengono tutti a vedere i sassi, perché si è uscito dalla stalla alle stelle. Bravo, è sì, vero, vero. Eppure si viveva bene, ci si voleva si bene, bene probabilmente. Sì. Un altro piatto che potrebbe avere lo stesso valore conviviale della crapiata è la pignata. Perché non mi racconti come la fai tu? Si mette tutti nella pignata, si mette tutti insieme. La cipolla, pomodoro, carne, sedano, le patate, formaggio a pezzetti. Si mette un po' di salame a pezzetti. E poi si mette la salsiccia nostra, fresca o stagionata? No, stagionata. Quella stagionata. Stagionata, uh-huh. Tutti a pezzi. Sì. Fatta e si mette dentro, si mette il sale. Tutto mescolato, tutto si mette un po' di sale. Un po' di sale. E poi si mette la pasta del pane si sopra. Si copre con la pasta del pane. Del pane sopra. Si mette e si mette al vicino al fuoco. E poi si va a lavorare nei campi, perché questo è il senso della pignata, no? Quando torni dalla campagna la trovi già cotta, si svuota nel piattone e si mangia la pignata. Una boccata d'ossigeno, dunque, in questa terra, la Basilicata, dove tipicità e passione, tradizioni e territorio si incontrano per esprimersi attraverso i volti spesso invecchiati, ma sempre sorridenti, di un popolo antico e forte. Il popolo lucano.